Una vera e propria kermesse con super ospiti e soprattutto tante persone, tante quanto gli stessi organizzatori non immaginavano. Ma non c'è dubbio che l'evento meritava, perché non c'è dubbio che a Vibo Valencia l'anno si è chiuso avendo potuto scrivere una pagina di storia. Dopo una lunga quasi 30 anni, la città ha il suo teatro prima dell'inaugurazione ufficiale il sindaco Maria Limardo cosciente dell'importanza dell'evento della lunga attesa della cittadinanza ha voluto organizzare una presentazione che fosse una vera festa un inno alla cultura che nel teatro trova il suo tempio per farlo ha voluto condividere questo traguardo con quanti in questo trentennio si sono spesi per la sua riuscita innanzitutto l'allora senatore Franco Bevilacqua grazie al quale si è potuto avere il necessario finanziamento quindi i sindaci che si sono succeduti ognuno dei quali ha speso il progetto impegno. Elio Costa, Franco San Marco, Nicola D'Agostino. Maria Limardo, dando prova di sensibilità umana oltre che istituzionale, li ha chiamati a condividere, mentre al tavolo si è fatta affiancare da coloro che rappresentano da subito la fase operativa che consentirà al nuovo teatro comunale di essere operativo da subito. La vicepresidente della regione, Giuseppe Princi, il vicepresidente dell'Orchestra Sinfonica della Calabria, Alberto Veronesi, il direttore generale del Teatro Parioli di Roma, Michele Gentile. Questo perché il teatro di Vibo Valencia è già inserito nella rete dei principali teatri della regione perché il teatro sarà la sede ufficiale dell'orchestra sinfonica e perché con il teatro Parioli si avvia sin da subito una collaborazione che garantirà sotto la guida artistica di Angela Finocchiaro un cartellone di assoluta alta qualità. Oggi si è segnata una pagina storica per la città. È un uh, momento memorabile, un uh, momento che ho voluto condividere con, uh, con chi prima di me ha lavorato perché tanto potesse essere realizzato. Diciamo che io, per certi aspetti, metto il bignè su una torta, possiamo dire così: e certo che ho voluto condividere, come era doveroso da parte mia, questo risultato che è straordinario anche con chi mi ha preceduto. Non c'è dubbio, io ho lavorato, ho lavorato molto, soprattutto negli anni del Covid, negli anni duri di questa, di questa città. E, e oggi consegniamo alla città un'opera che si aspettava da 30 anni perché è da 30 anni che manca una sala teatrale. Non perché abbiamo impiegato 30 anni a costruire questa struttura, naturalmente. Ed è stato un momento bellissimo. E che la città sia pronta, che anzi ci fosse un momento di reale tensione eh, culturale, al bello, lo si è percepito in maniera palpabile da come ha risposto la popolazione. Anche senza essere stata invitata. Qui oggi c'era di tutto, c'erano i cittadini semplici, eh, c'era il teatro amatoriale, eh, c'erano eh, le collaborazioni che abbiamo voluto assumere sin da subito, c'era il territorio. Eh, C'eravamo tutti, tutti insieme a condividere quello che è stato certamente un momento di gioia, un momento di soddisfazione, un percorso lungo, faticoso, travagliato ma che proprio per questo oggi godiamo ancora di più.